aveva quindi la testa lucida, abbastanza lucente perché rifletteva, ed era di un colore grigiastro. Erano anoressici, proprio magrissimi. Alberto Stecchi ha visto gli alieni, anzi racconta che lo hanno inseguito in una pineta di Cecina in provincia di Livorno, fino alla spiaggia dove ha fotografato queste orme. Ho notato che comunque camminavano avanti così, come con le braccia in avanti a ciondoloni, come avessero gli arti spezzati. E le immagini delle presunte orme extraterrestri hanno decorato il percorso di una kermesse di ufologi a Milano.